Ragazzi, torniamo. Eccola qui la Brevi. Torniamo su Skyrim. Allora. Vediamo un attimo. Dunque, volevo andare, esatto, questo forte. Quindi scendo di qua e vedo cosa trovo giù per la strada. Niente di più facile. Il cavallo. Si vede che sparisce sempre a farsi i cazzi suoi in giro da quel. Dove sarà? Atalla. Ok, cos'è, un mulino, una. Allora, lì c'è il gigante. Piano. Però è giù. Niente, là poi riusciamo a risalire. Speriamo, eh. Segreteria Mixwater. Vediamo un po' cosa c'è qui. Dove sono tutti? Chi è che mi sta vedendo? Non capisco chi è che mi sta sgamando. Meno male che non c'è la berlina perché lei non è contenta. Infatti è uscito forse la taglia. Non dovresti trovarti qui. No, infatti c'ha Non ragione. venir. Non dovresti trovarti qui. Non c'è niente di che, dai. Non te lo ripeterò. Vattene via. Vado via. C'erano 5 uomini che lavoravano con me nella segheria. Poi è iniziata la guerra e sono spariti tutti. Idioti, con l'idromele nel sangue. Va bene, un giudizio perentorio. A questo punto vediamo cosa c'è dentro la casa del lavoratore. Mi sa molto di Unione Sovietica. È abbastanza abbandonata. Giustamente ha detto che se ne sono andati tutti. E infatti si ubriacavano, cioè, in dormire dappertutto. Lasciato lì l'oro addirittura. Cosa strana ne vedo, dai. Possiamo riprendere il cammino. Ah, là c'è un altro forte. Verso su. Beh, prima facciamo di qua. Vediamo se c'è qualche sentiero prima. Ai, chi c'è qua? Dei boschi. Che cazzo vuoi? Subito messo così aggressivo. Ma no, è caduto giù.
questo bivio. Anche un bel tumulo. Allora, la torre è lì in basso, però. La postazione dei giganti poi dove sarà? Perché lagga? Che troia. Vai Shadow che sei forte, vai Shadow che sei forte, vai Shadow che sei forte, vai Shadow che sei forte. Grandissimo. Scendiamo, va. Scendiamo, però mi sono andato subito a mettere in un guaio. Signor. Qua non si sale. Allora, la porta era giù. Guarda dove l'ha lasciato me. Di vetro li lasciamo lì. Prigione abbandonata. Interessante, vediamo cosa c'è dentro. Brevi, non è con me. Comunque vuoto oppure animato da qualche bestia strana. È chiuso. Aspetta, 55. C'è un baule aperto. Persona, però non riesco a capire. Tutto strano, eh? Tutto vuoto qui. Ordini della guardia. Non possiamo lasciare che i prigionieri escano, quindi uccideteli o lasciateli annegare. In ogni caso, tutte le guardie devono essere evacuate il prima possibile. La tempesta sta per trascinare l'intera fortezza nel fiume. Che io sia dannato se dovrò fare rapporto su una sola vittima della regione mentre sotto il mio comando. Avete questo? Ah, ecco. È una prigione della legione e i legionari sono scappati. Quindi potrebbe esserci qualcuno, come potrebbe anche essere vuota.
Ecco le ombre. Se non vengono rilevati, fantastico. La tempesta è in arrivo, lo so. Le infiltrazioni d'acqua stanno aumentando sempre di più. Non c'è momento migliore di questo. Quando la tempesta colpirà, le guardie inizieranno a discutere per decidere cosa fare di noi. Approfittando della confusione, dobbiamo sopraffare i pochi che resteranno di guardia all'esterno delle nostre celle e bloccare l'ingresso alla prigione. Dobbiamo resistere solo il tempo necessario per prendere una delle loro spade e spaccare la gratta di scollo nell'angolo della mia cella. È da lì che fuggiremo. Andate tutti a valle e cercheremo di trovare un riparo finché la tempesta non cesserà. Però mi sa che gli è andata male. Oppure no, magari sono riusciti a scappare. Però questi scheletri pure le celle erano aperte. Dai, era lì. Ecco qua, questo è il passaggio. No, c'è un'altra cella. Altre celle anche qui. A parte che sembrano tutte vuote. Guarda. Allora lì si sale però.
prima guardarsi di qua, ho trovato tutto. Chiave della prigione abbandonata. Ah, ecco qui. Poi veniamo a dare un'occhiata. Spazzoliamo per bene. Sono i Romir. Bene. Ok. L'aquila rossa l'abbiamo già fatta all'inizio. Bene, allora torniamo di là alla botola. Ok, è andata male anche questa. Forse sono rimasti annegati. C'è la scala per salire. Una prigione particolare. Poi anche una posizione un po' strana per una prigione. Ah, usciva sotto il ponte, ok. Allora, per andare dal gigante, forse qua c'è il passaggio. Allora ci vorrebbe il Fido Shadowmare. Ce la facciamo. C'è anche una caverna. Tanta roba qui intorno, spero di non perdere niente per strada. Allora, gigantone, mammutone. Adesso riesco a evitare lo scontro. Andati a fare un piccolo furto. Allora, di là c'è un forte. Dunque, fammi vedere un attimo dove sono, che mi devo ricordare. Allora, dalla roccia di Cradle Cache vedevamo anche la prigione abbandonata. Mettiamo gli indicatori, va. Allora, prima vado alla caverna. Tornata alla Bredin.
Il tumulo, un altro gigante. Quanta roba. Andiamo prima della caverna, va. Se è piccola facciamo altro, altrimenti andiamo solo qua. C'è la corrente. Dark Shade. Qui non sono successe cose belle. Dell'oro. Mi spiace quasi non aver detto il piccolo. Andiamo a vedere questa ombra scura. Che cosa nasconde? Spiriti, Draug. Sembra un troll. Impalato addirittura. Posto è. È successo un casino, però non ci sono cadaveri. Cioè ci sono questi, ma... Pure sento dei rumori. Trollone. Sveglio questo, ma subito l'ho beccato. Prima di tornare indietro, diamo un'occhiata bene. Strano, non ci sono persone. Qui c'è un altro passaggio. Che porta dove? Una stanza chiusa. Capra, capra, capra. Ah, ecco. C'erano i banditi e poi ti sei i troll come hanno fatto a conquistare. E qui è passato il trollone. Se li ha mangiati lui.
buono, allora. Cosa c'era qui in fondo? Cazzo, se ne sono mangiati gli animali, eh. Addirittura i mammut. Fiscure, pure c'era gente normale, che stranezza. Non riesco a capire bene cosa è successo qui dentro. Completato. Bene, dunque siamo a 28 minuti. Posso dare un'occhiata ancora in giro. Yorker. Potrei andare magari verso di qui e poi tagliare in giù e andare avanti l'esplorazione di questa zona qui. Quindi andiamo a vedere la stazione del gigante e poi mi sposto verso il tumulo. Bei sentieri, bei boschetti. Sembra di esserci dentro. Allora, vediamo se riusciamo a fregare anche questo gigante con la furtività. Non ho scoperto me. Chi è che mi ha sgamato qua io? Ah, un orso. Mi sta litigando con la brelina. Il loro formaggio monumento. Ah, là cosa c'è, una caverna anche, è un posto strano, sembra, cos'è, un loro santuario. Cioè, a questo punto liberiamo la zona.
so che forza, però guideremola. Brevin, dove sei? Eccola là che arriva. Un famiglio. Bene. Spazzate anche i giganti. Dunque, vediamo se c'è un baule in giro. Mi spiace quasi uccidere i giganti, comunque. Sono simpatici. 311. Caverna della roccia di Guldum. Vediamola. Chissà cosa proteggono. Sembra un santuario di giganti. Apparentemente vuoto. Avevano qui il loro tesoro. Cari gigantoni, ho fregato. Allora, andiamo a vedere questo punto. Allora, il tumulo. Sarà in giù. Sperando. Altrimenti magari mi teletrasporto da qualche parte. Faccio la scalata con l'amico Shadowmare. Ma forse qui sotto. Se vado giù di qua, no? Tomba di Ilgrund. Fuori non c'è nessuno. Potrebbe essere addirittura un tesoro questo qui. Dai, su. Era qui per qui, ho perso. Ecco qua. Più in giù. Beh, sarà turare 2 per 10 pezzi d'oro, dai, deludete. Allora, diamo un'occhiatina qui, poi vi saluto e la prossima volta lo facciamo. Sì, non c'è niente. Aspetta, l'ingresso. Chi è questo Ah! Oh, per Cain, mi hai spaventato. C'è un negromante qui intorno, quindi fa attenzione.
Puoi aiutarmi? Si trova nella tomba a fare solo gli dei sanno cosa con i miei parenti morti. Vals Veran. La mia famiglia non è mai andata troppo d'accordo con lui, ma adesso ha davvero esagerato. È arrivato a profanare la nostra tomba di famiglia usando i nostri antenati per la sua lurida necromanzia degli elfi scuri. Mia zia è andata dentro per inseguirlo, ma non è ancora uscita. Io non credo di potercela fare da solo contro di lui. Vabbè, hai trovato... Ah, non ne vado fiero. Quel posto mi terrorizza e zia Agna lo sa. Mio padre mi chiuse lì quando se ne andò. Era furioso e ubriaco. Ci sono rimasto 3 giorni mangiando le offerte per i morti, prima che zia Agna mi trovasse. Puoi aiutarmi? Si trova nella tomba a fare solo gli dei sanno cosa con i miei parenti morti. Splendido. Sblocco la porta e ci vediamo dentro. Poi andrai avanti tu. Bravo Meryl. Va bene ragazzi. Mi sa di farina d'ossa. L'episodio lo chiudo qui e poi la prossima volta ce ne andiamo dentro la tomba di Ilgrund. Ciao ragazzi, alla prossima.